Giuliano Temorali, dello spazio Giusto, e faccio il direttore di casa oggi. Siamo molto contenti e onorati di ospitare la festa di scienza e filosofia e soprattutto il professor Longo. Questa mattina non sarà una conferenza, sarà uno spettacolo vero e proprio. Il professor Longo si è sempre occupato di scienza, ma anche un teorico dell'informazione, epistemologo, nonché scrittore e in questo caso drammaturgo e attore teatrale. È docente all'Università di Trieste e ha introdotto la teoria dell'informazione nel panorama scientifico italiano. È autore anche del nuovo Golem e Homo Technologicus. Un trapianto molto particolare è il nome dello spettacolo. È un'interessante commissione tra scienza e arte, due mondi con linguaggi così diversi da essere spesso considerati incapaci di comunicare tra loro. In un trapianto molto particolare, il pubblico segue le vicende di tre cervelli nel corso di un trapianto tra un uomo e una donna, eseguito da un medico donna, in una situazione che diventa un pretesto per affrontare in modo divertente questioni sulla quale la filosofia e poi la scienza si sono spesso interrogate. Detto questo, solo due raccomandazioni: evitare fotografie con il flash e soprattutto di spegnere i telefoni cellulari. Bene? Grazie a tutti e buona visione. Sarebbe certo il primo. Che cosa vuol dire? Quello che ho detto. Non sono un principiante. Senti. Ne ho già fatti 7. 7? Già, non se lo aspettava, vero? Beh, devo ammettere che... Si può dire che sono tutto nuovo. Si spieghi meglio. La vede questa mano? Allora? Guardi com'è diversa dall'altra. È vero, non sembra nemmeno la sua. Si sbaglia, è mia, è l'altra che non è mia. Mi è stata trapiantata perché l'avevo persa in un brutto incidente con la taglierina. Tagliavo una risma di carta e zac! Oi. Però non può dire che è tutto nuovo solo perché ha una mano trapiantata. Ma se ti ho detto che ne ho fatti 7 di trapianti. E cioè? Allora, fegato, cuore e polmoni, per me tutt'uno, me li hanno cuciti insieme. Poi un rene, mi pare quello destro, per me che guardo davanti, o per lei che guarda verso di me il sinistro. Lasci perdere. E poi, quanti ne ho detti finora? Dunque, fegato, rene, cuore e polmoni, mano, la gamba sinistra, un molare superiore e il coso. Anche il coso? Sì, ma di questo preferisco non parlare, mi scusi. Si figuri. E lei? Io cosa? Lei quanti trapianti si è fatta fare? Io? Nessuno. Ma su via, non è possibile, una bella donna come lei. Che c'entra questo? Bella o brutta, non mi sono mai fatta un trapianto. Ma a me lo può dire, Non lo rivelerò a nessuno, sa, fra trapiantati. Ma quali trapiantati e trapiantati? Magari una palpebra, un labbro, una ciocca di capelli, una protesi mammaria al silicone. La smetta! Ma neanche un trapiantino, un trapiantucolo. Un trapianticinino, o almeno un espianto, un impianto, un pianto, un rimpianto, una piantina, un impiantito, uno spiantato, un rimpiattino, un monopattino. Basta, le ho detto di smetterla. Non sarà venuto da me per parlare dei miei presunti trapianti. Mi frigge il cervello con tutti i suoi discorsi. Ha detto? Ho detto che i suoi discorsi mi fanno impazzire. No, ha detto
il cervello. Sì, ho detto che mi frigge il cervello. Adesso mi ricordo. Che cosa si ricorda? Come? Sì, mi ricordo perché sono venuto da lei. Oh, alla buon'ora, l'ascolto. Deve sapere che io lavoro in un'azienda di computer, o meglio, un'azienda specializzata nella costruzione e nel collaudo di memorie artificiali per computer. Si chiama Mnemosine, è un nome significativo, non le pare? Vado avanti. Queste memorie si possono riempire di dati e si possono svuotare con la semplice pressione su un tasto. I clienti vogliono memorie vergini, naturale, no? Quindi dopo il collaudo le dobbiamo vuotare dei dati di prova. Le memorie debbono dimenticare. Buona questa, eh? Dunque, che stavo dicendo? Che le memorie debbono dimenticare. Giusto. La mattina, quando arriviamo in azienda, tutte le memorie debbono essere vuote, pronte per la spedizione. I ricordi informatici del giorno prima sono stati scaricati la sera, a tarda ora, nei cestini del computer, mentre i supporti dei ricordi, giornali, riviste, fascicoli, registri e quant'altro sono finiti nei secchi del pattume, di qui nei bottini della spazzatura e poi in grandi sacchi neri di plastica. Nei sacchi si trova un po' di tutto, i documenti cartacei, certo, anche quelli più solidi come libri, manuali, enciclopedie, dizionari, ma anche altri oggetti che portano in sé e su di sé qualche frammento mnemico, qualche tenue strato di memoria, qualche pellicola, per quanto sottile, di ricordo. Penne stilografiche, matite, bottigliette d'acqua minerale, quadri, calendari e orologi, soprattutto calendari e orologi, fotografie di bambini, mogli o zie, buste scompagnate, pacchi di carta riciclata, fotocopie di atti, minute di incontri, contratti, perfino ciglia e sopracciglia, unghie finte e scaglie di forfora. Tutto questo materiale viene portato nelle discariche. Ma è sicuro di quello che dice? Sicuro? Perché me lo chiede? Non si fida della mia memoria? Mi scusi, non volevo confonderla. Continui, la prego. Ah, beh, ecco. Allora, per i ricordi materiali il problema non esiste, vanno a finire nelle discariche. Il problema si pone invece per i ricordi psicoelettronici nella loro ossuta essenzialità immateriale, o meglio nella loro virtualità, incarnata nello sciame di bit che affolla i neuroni del personale, i miei neuroni, percorrendoli con risonanze e riverberazioni periodiche, a volte sovraccaricandoli di battimenti. Dove vanno a finire questi ricordi sottili, questi aroni mnemici, questi fantasmi luminosi, questi afflati spirituali? Me lo dica lei, dove vanno a finire quando cancelliamo i dati dalle memorie dei computer? Da qualche parte deve pur restarne una traccia, un alone lattiginoso, un fruscio elettronico, una foschia alata. I dati e il collaudo che abbiamo immesso nelle memorie artificiali per poi cancellarli non sono forse stati prima nel nostro, come si chiama, il nostro cervello? Ecco, sì. Anche ammesso che i dati spariscono dalle memorie dei computer, non possono sparire del tutto dal nostro, dal mio cervello. Non continuano forse a vivere lì dentro, nei neuroni, sciamando e ronzando e assordando i poveretti che come me... Si calmi. Sì, mi calmo. Ma lei mi dica, dove vanno a finire tutti quei dati? Dove si rifugiano? Ma come posso saperlo io? Come potrebbe saperlo lei? Io credo che vadano a finire nella memoria collettiva del mondo. Lì si accumulano e lì rimangono, indistruttibili e refrattari allo scorrere del tempo e alla degradazione entropica. Ha detto la memoria collettiva del mondo? No, ho detto la memoria collettiva del mondo, con le maiuscole, non con le minuscole, come ha detto lei. Mi scusi, ma come fa a dire? Ma questo glielo spiego dopo. Il fatto è che i ricordi che cerco di cancellare dal mio cervello, quel pattume informazionale si accumula, cresce a dismisura nella memoria collettiva del mondo. I dati rifiutati resistono al tempo, alle intemperie, sono soggetti a fermentazioni e a combustioni. Si è formato così negli anni una specie di contrafforte, un acrocoro immateriale che cinge la mia mente.
da ogni lato, imprigionandola in mura e barbacani sempre più alti e muniti. Le tracce del mio passato aziendale si accumulano e si saldano in una sorta di corazza, i cui strati sono gli scarti di ieri, che si ammucchiano sugli scarti dell'altro ieri e di tutti i giorni e anni e lustri e secoli. E da lì, dalla memoria collettiva del mondo, tutto quel liquame di dati infetti rifluisce, rigurgita, gocciola nel mio cervello, lo strozza, lo strangola, lo intasa, i rifiuti della memoria. Capisce la mia angoscia? Francamente no. Ma come no? Io vengo qui, mi confido con lei, le metto in mano il mio cuore, che poi non è neanche mio e chissà di chi è, e lei mi dice che non capisce il mio dolore, il mio dramma, la mia disperazione. Ma perché si dispera tanto? Non ha detto che le memorie fabbricate da mnemosine si rinnovano ogni giorno? Dov'è allora il problema? Ma le memorie artificiali sì, loro sì che rinascono intatte e vergini ogni giorno, ma io no. Io sono perseguitato dai ricordi, o meglio da tracce, da larve, da brandelli di ricordi. Mi assediano, mi soffocano, mi opprimono tutti quei ricordi là fuori, su quel vasto altopiano, mi minacciano. E non sono ricordi definiti, sono spettri, sono esangui fantasmi di ricordi che mi fanno soffrire perché mi lasciano con il rimpianto dei bei ricordi sodi e pieni di un tempo, quando ero giovane. Quanti anni ha? Chi, io? Lei certo, chi altri? Io ho 43 anni. Beh, non è nemmeno tanto vecchio. Di norma questi disturbi della memoria vengono molto più tardi. È vero. Vedi dunque che sono malato, c'è qualcosa in me, nella mia, come si chiama, nella mia... Testa? Sì, testa, ecco, c'è qualcosa che non va nel mio, come si chiama, nel mio... Cervello? Sì, cervello, ecco, sì, c'è qualcosa che non va nel mio cervello. E per questo lei è venuto da me. Non solo, vede, c'è dell'altro, adesso mi ricordo. Mi dica. Io ho un ricordo sfrangiato, ma terribile. Non so se corrisponde a verità, ma se mi guardo questa mano, la gamba e anche il coso, temo che quell'orribile ricordo sia vero. Ma perché non me ne parla? Sì, glielo dirò. Però lei deve essere onesta con me. In che senso onesta? Se lei si è fatta fare dei trapianti, anche uno solo, per quanto minuscolo, per quanto trascurabile, invisibile, in odore, in sapore, in coloro, per quanto lillipuziano, beh, me lo devi. Allora ce ne siamo. Ma sì, perché io le ho detto tutto. Le ho enumerato tutti i miei trapianti e lei non mi vuole dire i suoi. O me li ha detti e io li ho dimenticati. Oppure anche lei ha problemi di memoria e si è dimenticata di aver avuto dei trapianti o degli espianti o degli impianti. Senta, se lei è venuto qui per parlare di queste sciocchezze, io non ho tempo da buttar via. Nella sala d'aspetto ci sono molte persone che vogliono essere ricevute. Se vuole dirmi in che cosa posso esserle utile... Ecco. Ci arrivo subito. Io credo che questi problemi di memoria mi derivino dal fatto di lavorare in quell'azienda. Mi sono già dimenticato, come si chiama? Mnemosine, ma lei ha una memoria formidabile, come un computer. Dunque, perché lavoro lì? E lì i ricordi vengono scaricati ogni giorno, però ci sono dei ricordi che permangono. Le scrivanie, le sedie, i vasi dei gerani. Sa, le segretarie amano i gerani, o almeno i vasi, e poi ogni giorno gli impiegati, i fattorini, i dirigenti, tutti insomma si ricordano di andare al lavoro, quindi ci sono dei ricordi a lungo termine e ricordi a breve termine, quelli che vengono gettati. Ma che cosa volevo dire? Beh, insomma, credo che abbia capito. Non so se ho capito, però credo che lei abbia bisogno di un riassetto cerebrale. Bisogna, per così dire, gettar via il nastro vecchio e farne uno nuovo. È un problema di software. Il suo cervello è buono, solo che la programmazione, è andata a gamba all'aria. A gamba all'aria, ha detto. La smetta con le sue allusioni oscene. Ma che cosa ci sarebbe di male, in fin dei conti? Ci sta provando? Senti, come si chiama il coso? Quello mi funziona benissimo, meglio di quello di prima. Torniamo al suo cervello. Lo vuole riprogrammare? Vuole dare una regolata alla memoria? È per questo che lei è venuto da me?
Senta, io voglio un cervello nuovo. Un cervello nuovo? Perché, non si può? Beh, così su due piedi. Ma le ho detto che ho questo ricordo atroce. Quello non va via con una riprogrammazione, perché è iscritto nella mia carne, nei miei neuroni, nei miei trapianti, in tutto me stesso. Si spieghi meglio, non ci capisco più niente. Allora, diciamo che adesso le racconto il mio ricordo tremendo. Ecco, sì. Lei però non deve interrompere. D'accordo. È stato, non so quando è stato, ma lì, alla limousine, fanno delle cose terribili. Loro dicono che costruiscono computer, in particolare memorie per computer, azienda mondiale nel settore delle memorie per computer. In realtà quello è un laboratorio di Frankenstein. Ma zitta! Ha promesso di non interrompere. Mi scusi. Sì, un laboratorio di Frankenstein. Ho un ricordo vago ma terribile. Negli scantinati sono allineate delle macchine raccapriccianti, forme strane, contorte, come se fossero state immobilizzate in una posizione di dolore atroce, murate vive, un urlo silenzioso, sì, perché quelle cose hanno una faccia, hanno occhi e bocche, bocche spalancate, occhi sbarrati. Il loro urlo non si sente, ma è sospeso nell'aria, immobile, di quei sotterranei, sotto quelle volte di pietra, tra quei colonnati. Mi sta dicendo? Le sto dicendo che io ho visto uomini e macchine fusi insieme per costruire quello che loro chiamano il computer biologico. Il ricordo va e viene, ma in qualche regione della mia memoria scarnificata si contorce ancora quel ricordo, come un lombrico tagliato, una coda di lucertola. Io sono stato murato vivo dentro un computer. È terribile, ma non potrebbe essere solamente un falso ricordo? Un falso ricordo? Chissà, eppure ho visto, mi sembra, i loro progetti. Dicevano che il massimo di affidabilità per un computer si poteva ottenere accoppiando la parte elettronica inorganica con una componente organica. La parte organica avrebbe fornito la flessibilità, la robustezza, l'iniziativa, mentre quella artificiale avrebbe fornito la precisione, la velocità di calcolo, la logica ferrea. Quel mostruoso simbionte di uomo e macchina, perché cosa crede? La componente organica dovrebbe essere un uomo, non certo un cane o una tartaruga. Quell'ibrido uomo-macchina, loro l'hanno fatto. Ma se lei sapeva, cioè, perché non ha reagito? Perché non ha fatto una denuncia? Una denuncia? Denunciare la limousine, ma non sono dappertutto. Il loro potere è capillare, controllano tutto, sanno tutto, comandano su tutto, si ricordano di tutto. Ma oltre ai suoi ricordi, ha qualche prova concreta? No, loro sono furbi. Non rilasciano permessi, gli estranei non possono entrare. C'è un servizio di sorveglianza strettissimo. Bisognerebbe andare in quegli scantinati, vedere i prototipi, esaminarli. Forse qualcuno di quei poveretti è ancora vivo. Quando ero lì mi nutrivano perché dovevo vivere. Loro facevano gli esperimenti. Ma se è così, come ha fatto lei a scappare? Come è arrivato fin qui? Ho capito, lei non mi crede. Ma lei non legge i giornali? Veramente no, non ho tempo. Quindi certe strane notizie le sono sfuggite. Quali notizie? Lasci perdere, non mi crederebbe comunque. Ah, le ho detto che non ho prove, invece una prova ce l'ho. Come ho fatto a dimenticarmene? Ecco, il mio corpo trapiantato, mi hanno fatto loro tutti questi trapianti per adattarmi al computer, al mio compagno artificiale. Il mio cuore era troppo debole, i polmoni erano macerati da 20 anni di sigarette, la mano destra era troppo piccola per abbracciare tutto il quadro comandi, la gamba non era abbastanza robusta. Ho capito, però prima mi ha detto che la mano se l'era tagliata con una taglierina, sì, ho detto così, ma non era vero. L'ho detto perché in quel momento non mi ricordavo di quella cosa orribile che mi avevano fatto. Queste sono le sue prove? Sì, non le bastano. La vuol capire che sono stato murato dentro un computer che mi succhiava i pensieri, che mi passava i suoi impulsi digitali?
Di notte in quel sotterraneo si sentivano pianti e lamenti, i singhiozzi di tutti i miei compagni di sventura. Parlandone è come se i ricordi riaffiorassero da una nebbia pesante, e le assicuro che non è affatto piacevole. Lei non può neanche immaginare, spodestato dei miei sogni, delle mie fantasie. Tutto passava al vaglio della censura digitale. Non potevo nemmeno pensare a mia moglie, perché era un pensiero inutile per gli scopi dell'annemosine. Se ci provavo, mi punivano con una scarica di bit aleatori che intorbidavano il mio ricordo. Di sicuro sono stati quei supplizi mentali che mi hanno distrutto il cervello. Immagini di non essere padrona di pensare. Tante sono state le forme di controllo nella storia dell'umanità, ma nessuna si è spinta così avanti. I totalitarismi più efferati si sono sempre fermati davanti alla libertà del pensiero, che non si poteva in nessun modo eliminare. Nessuno può penetrare nel pensiero di un altro. Ebbene, la limosina ci è riuscita. È sicuro che esista la libertà di pensiero? Ma che cosa vuol dire? Dico, quando lei pensa, è sicuro di essere padrone dei suoi pensieri? Di pensare quello che vuole? Oppure i suoi pensieri sono dettati da qualcos'altro? E da cosa? Lei ha una mente pensante oppure è una mente pensante? Non capisco. La sua attività cerebrale, le scariche, le sinapsi, il canale del sodio, insomma, tutto l'ambaradan. Chi lo controlla? Lei? Ma che cosa vuol dire che lo controlla lei? Non lo so, io so soltanto che sto male, malissimo. Lei sa bene che c'è un rapporto tra lo stato del cervello e la sua situazione psicologica. I risultati più recenti della psichiatria indicano che l'ansia, le fobie, le ossessioni, la depressione, l'eccitamento demenziale sono sintomi di una disfunzione cerebrale. D'altra parte, pur essendo indubitabile che ci sia una corrispondenza tra stati cerebrali e stati mentali, non si può sostenere che gli stati mentali o psicologici siano determinati in tutto e per tutto dagli stati cerebrali. Questa tesi porterebbe a concludere, per esempio, che io non sto parlando per esprimere il mio pensiero, ma perché certe aree del mio cervello si sono attivate. Sostituirei un fine con una causa, la quale però a sua volta postula una causa e così via. Mi giro la testa, o dovrei dire mi frigge il cervello, o mi vacilla la mente, mi scoppia l'anima. Si sforzi di capire, il fatto è che nessuno ci capisce niente. Allora neanche lei ci capisce niente. Io non sarei così allegro. Mi scusi. Stavo dicendo che la difficoltà più grave è capire come siano collegati gli stati mentali alle configurazioni cerebrali. Come faccio a decidere di muovere il braccio? E poi, come faccio a muovere il braccio quando ho deciso di muovere il braccio? Come fanno i contenuti psichici a interagire con i muscoli? Come fa lo spirito a comandare sulla materia? E non mi vengo a parlare di anima o di un homunculus. Oh, ma Cartesio ha risolto il problema più di 3 secoli fa. Il collegamento tra anima e corpo è assicurato dalla ghiandola pineale. E questo me lo ricordo bene. Stia zitto, per favore. Qui parliamo dei più ardui problemi delle neuroscienze. E lei se ne viene fuori con la ghiandola pineale. Non siamo mica in un bar o a teatro dove si possono dire tutte le stupidaggini che ci passano per la mente. O per il cervello. Ma è inutile perdere tempo con queste cose. Dovremmo parlare di coscienza, di linguaggio, di aree cerebrali, di stimolazione, di costruzione sociale della mente, dell'interazione del mio cervello con il cervello degli altri. Non è il momento. Sono d'accordo. Tutte queste filosofie non mi interessano per niente. Alle porte, che cosa vuole da me? Ma ti l'ho detto, voglio un cervello nuovo. Non voglio che mi riprogrammi quello che ho. Non basterebbe per farmi dimenticare l'orrore che ho vissuto. Solo un cervello nuovo può salvarmi da questo delirio. Ma cosa? Non lo sa fare? Eppure mi hanno detto... Ma non è questo. Ma cos'è allora? È che un trapianto di cervello non è un trapianto di cervello. Che cos'è? Vede, è complicato da spiegare. Ho tutto il tempo che vuole. Bene, lei ha detto che si è fatto fare diversi trapianti. 7? La mano, il fegato? Sì, lo so. E poi non me li sono fatti fare, mi ci hanno costretto. D'accordo, mi è stato costretto, però è sempre lei. Voglio dire, dopo ciascun trapianto, anche quello piuttosto radicale di cuore e polmoni, lei poteva sempre dire di essere la persona di prima, giusto? Giusto. In altre parole, quei trapianti non avevano toccato il nucleo della sua persona. È come quando si cambiano le gomme dell'auto. L'auto è quella di prima. Sicuro. Ora, noi... Però,
ho una macchina, possiamo cambiare tutto, i cilindri, la carrozzeria, il volante, i sedili, il parabrezza, lo spinterogeno, e rimane sempre la stessa macchina. Io alla mia macchina ho fatto cambiare la portiera sinistra, il tettuccio trasparente, la leva del cambio. Ma ci vedo che la sua macchina adesso. Quello che voglio dire è che se lei si cambia il fegato, i denti o la cistifellea, è sempre quello di prima. Se si cambia il cervello, no. Nel cervello c'è tutta la sua vita, i suoi ricordi, i suoi progetti, le sue gioie. E anche i miei incubi. Certo. Quindi se lei si prende un cervello nuovo, appartenuto a un'altra persona, avrà i ricordi, le aspirazioni, i dolori e le gioie di quest'altra persona. Bene, voglio avere i ricordi e le gioie e le speranze di un'altra persona. No, mi sono espressa male. Non sarà lei ad avere i ricordi e i progetti di quest'altra persona. Sarà sempre quest'altra persona che avrà i propri ricordi, speranze, eccetera, eccetera. E io? Che cosa avrò io? Ma lei andrà dietro al suo cervello, dovunque esso vada. Continuerà ad avere gli stessi ricordi, le stesse paure, ansie e depressioni che ha adesso. Non mi dica. Sì, invece. Se lei ha scritto un programma che segue una certa operazione, per esempio che scrive un dramma teatrale sul cervello e lo fa girare su un computer, allora questo computer così programmato sa scrivere un dramma teatrale. E lo possiamo chiamare, che ne so, Pirandello, mi segue? Sì, sì, Pirandello, buona questa, sì, sì, la seguo. Adesso prende il programma, lo estrae dal computer. Da Pirandello? No, non è più Pirandello. Pirandello era il computer programmato con quel programma. Senza programma il computer si chiama semplicemente PZO221. Sì, sì, certo, PZO221. Adesso lei prende il programma e lo inserisce in un altro computer, per esempio un Mark 400. Come si chiamerà adesso Mark 400 così programmato? Pirandello. Certo, perché lui adesso che sa scrivere il dramma, ha capito? Insomma, è il programma che si chiama o si dovrebbe chiamare Pirandello. Sì, 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 sì. Quindi lei vuol dire che... Voglio dire che il suo cervello è come il programma, mentre il resto di lei è come il computer. Se le sposto il cervello in un altro corpo, lei gli va dietro. E se metto nel suo cranio un altro cervello, lei non diventa la persona che le ha donato il cervello. È la persona che le ha donato il cervello che viene ad abitare nel suo corpo. Insomma, non mi posso liberare del mio cervello. Direi che lei è il suo cervello. Eppure, ma direi piuttosto che io sono la mia coscienza, la mia mente. Come vuole, ma la coscienza e la mente sono inseparabili dal cervello. Dovunque porti il suo cervello, lei gli va dietro. Il suo corpo non è altro che il supporto del suo cervello. Insomma, lei mi sta dicendo che il cervello è per il corpo ciò che il programma è per il calcolatore. Più o meno. Quello che conta è la funzione, non il supporto. Se lei inserisce il suo cervello in un altro supporto o in un altro corpo, lei si incarnerà in quel corpo. Avrà un corpo diverso, ma sarà sempre lei. In realtà non è proprio così semplice. Beh, non mi pareva tanto semplice, eh? Vede, l'analogia che le ho fatto prima tra corpo e computer vale fino a un certo punto. Togliere il cervello e metterlo in un altro cranio non è proprio come spostare un programma da un computer a un altro. Il legame tra corpo e cervello è molto, molto intimo. Molto più intimo del legame che c'è tra computer e programma. E allora? Allora quando si sradica il cervello dal corpo non c'è garanzia che la separazione sia indolore. Può darsi che strappando i legami entrambi restino feriti, mutilati, doloranti, che una traccia del corpo resti nel cervello e viceversa, che una nostalgia del cervello resti nel corpo. Quindi se poi inserisco quel cervello in un altro corpo si crea un conflitto tra il corpo nuovo e il residuo fantasmatico del corpo vecchio, e questo conflitto potrebbe causare, beh, un rigetto. Un rigetto? Che cosa vuol dire? Beh, lei di trapianti ne ha subiti tanti. Le avranno spiegato che cos'è il rigetto? No, le ho detto che i miei trapianti sono stati coatti. Sono stato forzato e nessuno mi ha detto niente. Però immagino che cosa possa essere un rigetto. Il corpo rifiuta l'organo estraneo e lo espelle. Proprio così. E l'espulsione ovviamente ha certe conseguenze. E le conseguenze non sono sempre le stesse. Un conto è se il suo corpo rigetta una mano. Un conto è se rigetta il cuore. O il cervello. O il cervello. Scusi, ma che cosa fa quella vasca da bagno nel suo studio? Ah, quella. Visto che me lo chiede, visto che stiamo parlando di queste cose, lì dentro c'è un cervello. Un cervello nella vasca? Sì, non c'è niente di strano. Ma come?
come non c'è niente di strano? A casa mia non tengo cervelli nella vasca da bagno. Va bene che io ho la doccia e non ho la vasca da bagno, ma se l'avessi non ci terrei di sicuro un cervello. E poi sono andato tante volte a casa di amici che hanno una vasca da bagno e dentro non ci ho mai visto un cervello. E nessuno di loro mi ha detto, se vai in bagno sta attento che nella vasca c'è un cervello. Oppure non ti preoccupare del cervello che vedrai nella vasca da bagno, non ti fa niente, basta che tu non lo tocchi. D'accordo, ma qui non siamo in una casa privata. Questo è il laboratorio di neurofisiologia e neuroanatomia. Quindi la presenza di un cervello, mi sembra la cosa più naturale del mondo. Sì, però in una vasca... Prima i cervelli li tenevamo in grandi vasi di vetro, ma in qualche modo ci hanno fatto capire che non gradivano quella sistemazione. In primo luogo il vaso ricordava troppo la ristrettezza del cranio. Era inutile essere stati liberati da quella prigione e per finire in un carcere ancora più soffocante. In più le pareti di vetro consentivano a tutti quelli che passavano di là di dare un'occhiata ai cervelli, che perdevano ogni possibile privatezza. Non potevano più fare in pace le loro piccole cose quotidiane. Cioè, non so se mi spiego, la toiletta, l'igiene personale... E allora quando abbiamo capito questo problema abbiamo deciso di metterli in vasca. Nel frattempo però ce n'era rimasto uno solo ed eccolo qui. Si sente molto libero e non è più soggetto agli sguardi indiscreti dei passanti, perché la vasca è coperta da un telo scuro, sta proprio bene. La vasca è piena di liquido organico, una sorta di soluzione fisiologica che nutre il cervello e lo mantiene a temperatura costante, 37 gradi centigradi, come era abituato prima quando stava nel suo cranio. E gli altri cervelli che fine hanno fatto? Sono stati usati. Usati? Sì, sono stati trapiantati. Ah, allora i trapianti li fate? Sì, ma sono molto pericolosi, gliel'ho detto. E di chi è il cervello che sta nella vasca? Cioè, di chi era? Era di una ragazza di 20 anni. E dov'è adesso la ragazza? Uffa, quante domande, non so se vuole gli rispondere. Ma su, me lo dica, tanto ormai mi ha detto tutto. La ragazza è morta. Morta? In un incidente stradale. Ma come? Se il suo cervello è qui, ma è vivo il cervello, cioè funziona? Sì, funziona. Allora, stando a quello che mi hai detto prima, la ragazza non è morta, la ragazza è qui, nella vasca. Sì, è vero, vedo che ha afferrato il concetto. E allora? Le cose stanno così. La ragazza viaggiava sull'autostrada, la sua macchina è stata investita da un camion che l'ha schiacciata. Lei è stata estratta a pezzi dalle lamiere, il suo corpo era smembrato, la testa era spiccata dal tronco. Ma dietro di lei viaggiava per caso una delle nostre unità mobili. Unità mobili? Sì, questo laboratorio possiede alcune unità mobili che perlustrano le strade per raccogliere i cervelli delle persone che subiscono incidenti e che non possono essere rimesse in sesto. Quando il corpo è troppo mal ridotto, ma il cervello è in buono stato, le nostre unità si incaricano di prelevare la testa. Ah, una specie di raccolta differenziata. Prelevano la testa, la portano qui e noi estraiamo il cervello e lo conserviamo. Nella vasca? Nella vasca. E poi lo trapiantate? Sì, o meglio, trapiantiamo un corpo nel cervello. Insomma, diamo al cervello un corpo nuovo. Per questo cervello non abbiamo ancora trovato un corpo. Voglio quel cervello. Cosa? Voglio che lei mi trapianti quel cervello nella testa. Ma allora non ha capito niente. Se io le tolgo il cervello e l'impianto quello là, quando si sveglierà lei sarà la ragazza morta. Cioè, viva. Cioè, insomma, sarà quella ragazza. Anzi, lei non sarà niente proprio. Sarà la ragazza ad essere lei. Cioè, no. Insomma, lei andrà dietro il suo cervello. Magari lo metteremo nella vasca e lei starà lì, a mollo, mentre la ragazza si troverà un corpo nuovo. Poi forse un giorno troveremo un corpo senza cervello e potremo metterci dentro il suo. Beh, non dovrebbe essere difficile trovare un corpo senza cervello di questi tempi. Ha capito? Lei si troverà in una vasca, almeno per un po', e la ragazza si troverà nel suo corpo. Beh, proviamo. Ma non si tratta mica di cambiarsi d'abito, è pur sempre un trapianto di cervello, eh? Vuol dire di corpo. Cioè, sì, di corpo. E allora? È proprio sicuro di volerlo fare? Vuol passare il resto della sua vita in una vasca? No, forse non mi dispiacerebbe, eh? Sarebbe comunque un ambiente molto igienico, un bagno perenne. E poi se questo mi consentisse di rimuovere tutti i ricordi penosi che mi tormentano, lei pensa che quei ricordi paurosi sparirebbero? Può darsi. Come l'ho detto, il legame tra corpo e cervello è strettissimo. Quindi strappando via il cervello qualcosa si perde, qualcosa si lacera. Qualche ricordo può sparire o trasformarsi. Può darsi che la sua personalità cambi, di molto o di poco,
magari non sarà più perseguitato dagli orrori della mnemosine, dalla visione di quelle persone murate vive nei computer, ma può darsi che perda anche ricordo dei momenti più belli della sua vita. Quindi potrei non ricordare più il vento teso dei pomeriggi sul golfo, il primo appuntamento con quella ragazza, la musica di Bach, i quadri di Hopper. Forse non ricorderò più mia madre, il suo sorriso durante le passeggiate in campagna, quando ero bambino, così struggenti nel sole. Sì, può darsi che questi ricordi spariscano. Molti ricordi stanno a metà tra il corpo e la mente, sicché separando i due, quei ricordi si strappano. Può darsi anche che le vengano degli incubi ancora peggiori di quelli che la tormentano adesso. Incubi ancora peggiori? Allora che cosa devo fare? Addormentarmi di un sogno nero e senza sogni? E se invece il sonno fosse infestato da sogni tormentosi, se fosse incistato di piccole tumefazioni dolorose, risonasse di fievoli lamenti? Dormire, forse sognare, questo l'ha detto qualcuno, la paura di addormentarsi e poi magari risvegliarsi in un limbo, in una vasta pianura lattiginosa, sfocata, piena di ombre e di foschi richiami, ricordi, larve, spettri. Ho paura. Le consiglio vivamente di lasciar perdere. Si contenti dei suoi ricordi. Ci sono quelli brutti, ma ci sono anche quelli belli. Non le pare? Come? Vivere con i miei ricordi? Ma sono stanco dei miei ricordi. Non ce la faccio più a sopportarli. No, voglio che lei mi tolga il cervello. Forse le cose cambieranno in meglio. Potrei anche togliere il cervello, però se accetto deve firmarmi un mucchio di documenti. Il consenso informato, la liberatoria, dovrà darmi il codice fiscale, la tessera sanitaria e poi peso, altezza, colore degli occhi e impronte digitali. Però è un'operazione mutuabile, quindi può farsela prescrivere dal suo medico curante. Sì, d'accordo, farò tutto quello che vuole, ma facciamo presto. E del suo corpo che cosa ne facciamo? È un corpo solido, sano, mi sembra anche piuttosto bello. Dice davvero? Allora magari prima dell'impianto... La smetta con queste scempiaggini! Che cosa devo fare del corpo? Dovrà darmi istruzioni precise. Vuole che lo eliminiamo? Oppure lo riutilizziamo? Ma la ragazza nella vasca, non possiamo mettere il suo cervello nel mio cranio dopo l'espianto? Espianto e reimpianto, senza rimpianto. Si potrebbe fare, ma occorrerebbe il suo consenso, cioè consenso informato si dice, e lei non può certo darcelo in quelle condizioni. Ah certo, poverina, è costretta a stare a mollo. D'altra parte non gli avete chiesto niente neppure quando gli avete estratto il cervello per metterlo nella vasca, giusto? Giusto, questo crea un precedente. Forse non abbiamo bisogno del suo consenso informato. Semmai glielo chiederemo dopo a cose fatte. Oh già, mi sembra una prassi ortodossa, soprattutto perché semplifica le cose. Non faccia lo spiritoso, non è proprio il caso visto quello che mi chiede di fare. Beh, d'accordo, allora procediamo. Vado dal medico di base a farmi fare la richiesta di espianto. Espianto cerebrale. Per favore, dottore, vorrei farmi espiantare, estirpare... No, non un porro, una verruca, una cisti sebacea, un polipo... No, neanche un'unghia, un dito, una mano... No, acqua... No, non ci siamo... Guarda più su... No, non è un occhio, ma ormai è vicino... Sì, tombola, ha indovinato. Mi fa la richiesta? Appena la richiesta torni qui e mi porti il codice fiscale e tutte le cose che servono. Non occorre che si porti la biancheria, quella la forniamo noi. E poi mi mette, cioè me lo mette nella vasca, il cervello dico? Sì. Allora dovrò portarmi un costume da bagno. Si trova nella vasca. Avrebbe dovuto chiedere il mio permesso.
poteva anche mettersi in contatto con i miei genitori o col mio fidanzato. Credo che lui gli avrebbe impedito di fare quello che ha fatto. E non è stato molto carino da parte sua non ricevermi per 4 settimane. Sì, ha ragione, mi scusi. Pensavo di far bene. La storia la sa, gliela ha raccontata il mio assistente. È venuto da me quel tizio, disperato per gli incubi che lo perseguitavano, e gli ho spentato il cervello per non farlo più soffrire. Sì. E dov'è adesso il suo cervello? Lì, nella vasca, dove era il suo. Beh, fin qui niente di male, o meglio, niente che mi riguardi. Ma perché poi ha voluto impiantarmi in questa specie di carro armato? Su, in fondo è un bel corpo. Alto, robusto, asciutto, un fascio di muscoli e di nervi, magari non ha tanti capelli. Però non ha un'uncia di grasso. Lo vado a dire al mio fidanzato. Beh, forse lui la penserà diversamente. Non l'ha ancora vista? Ma sta scherzando, vero? Non vorrà mica che gli venga una sincope. Se sapesse come gli piacevo. La mia dolcezza, la mia esilità, i miei capelli neri, molto più belli dei suoi, che pure sono belli. E il seno prorompente e sodo che aveva, che avevo, era il mio orgoglio. E adesso... Guardi qua, piatta come una tavola, anzi peggio, con questi pettorali da gorilla e tutti questi peli schifosi sulla mia pelle. E poi non è la mia pelle, che dico? Di chi è questa pelle? Mia, no, di certo, sua, di quell'altro, non più. Lui se ne sta nella vasca, tranquillo e beato, lui. Lui non ha problemi di pelle o di peli o di tette. Si calmi, su, si calmi. Vedrà che si abituerà. In fondo è meglio avere un corpo di uomo che non averne nessuno, non le pare? Ma che cosa ci faccio con questo corpo di uomo adesso? Come mi presento a casa? Sai, mamma, sono io, non ti spaventare se mi vedi così irsuto e muscolosa. O dovrei dire irsuto e muscoloso. Non so neanche più parlare. E mio padre era felice di avere una figlia femmina. Diceva che ero la sua cocca. Come fa adesso a dirmi che sono la sua cocca? Le dirà che è il suo cocco? Beh, ma sta scherzando, vero? Mio padre che mi chiama il suo cocco. E poi, senta, i suoi genitori non avevano più la loro figlia. Nell'incidente si era rotta, spappolata, fracassata, spezzettata. Adesso almeno hanno qualcuno. E questo qualcuno è sempre lei. Ma parte il corpo. Ma come parte il corpo? Ma ne per poco. E poi... Se fosse solo per i miei, loro si potrebbero anche adattare alla nuova situazione. Non dico che sia piacevole, ma il mio fidanzato chi lo sente? Non si preoccupi. Ma come non si preoccupi? Certo che a lei non ne frega niente. Le dico che non si deve preoccupare. Il suo fidanzato si è fidanzato con un'altra. Come ha detto? Si è fidanzato con una signorina cinese. Cinese? Sì, cinese. Sa, ora la globalizzazione. E lei come lo sa? Glielo dirò più tardi, ma la notizia è certa. Ha dichiarato che dopo 3 anni non poteva più vivere nel ricordo di una morta. 3 anni? 3 anni? Sì, cara, 3 anni. E adesso che faccio? Come che fa? Mi scusi, ma lei torna in vita, per così dire, dopo 3 anni e la sua prima preoccupazione è il suo fidanzato. Francamente lo trovo bizzarro. Sì, forse ha ragione, ma ecco, sono un po' spiazzata. Non si preoccupi, si troverà un altro fidanzato. Ce ne sono tanti di uomini. Ah sì, è vero. Perché preoccuparsi? Ma un momento, come vuole che mi fidanzi con un uomo? Adesso io sono un uomo. Ah già, è vero. Lei adesso è un uomo, o perlomeno ha tutta l'aria di essere un uomo. Vuol dire che si fidanzerà con una donna. Ce ne sono tante di donne. Ma stai scherzando, vero? Come vuole che mi fidanzi con una donna se sono una donna? Insomma, deve decidersi. Che cos'è? Un uomo o una donna? Che cosa vuole essere? Non lo so. Beh, ne riparleremo quando si sarà decisa. Ma lo sente lei l'odore di questo corpo? Perché? Che odore ha? È un odore forte di muschio, di maschio. Certo, è un maschio. Ma io che ci faccio dentro un maschio? Vedrà che ci si abituerà. E poi a me quell'odore piace. Beh, anche a me in fondo non dispiace. Ma solo se penso che sia di un altro, non che sia mio. Si abituerà, le dico. Ah, se lo dice lei. E poi? E poi? Non è solo l'odore. Che cos'altro è? C'è anche il coso. Io non ci sono abituata. Come non c'è abituata? Non era fidanzata? Voglio dire, non sono abituata ad averlo io. Ho sempre paura che urti contro qualcosa e si rompa. Ma che?
Pensi a tutti gli uomini che se lo portano in giro con disinvoltura, senza nemmeno sapere di averlo. Non sanno di averlo. Ma no, cosa ha capito? Voglio dire che non si preoccupano di averlo. È come avere una mano, beh, un piede. Credo, non sono sicura di me. Ha sentito anche lei? Sì, è il suo, cioè il nostro, insomma, quel signore del cervello, cioè anzi, il cervello di quel signore. Non so bene come dire. E perché mugisce? Non ne ho idea. Forse vuol dirci qualcosa. Giusto, vuol dirci qualcosa. Mi chieda che cosa vuole. Non è così facile. Perché? È un cervello. È un cervello senza corpo. Non ha bocca, non ha orecchi, non ha occhi. Non può comunicare. Ma è terribile. Terribile? Lei era nelle stesse condizioni, no? Che cosa provava? Che cosa provavo? Ho dei ricordi molto vaghi. Sprazzi di luce, colori aranciati che giravano in tondo e poi sparivano dentro ammassi violacei, si allargavano in ruote concentriche al cui centro c'era un bagliore insostenibile, poi onde, oscillazioni, instabilità. Ah, ora ricordo, anche suoni, lunghi bramiti, clangori, sonorità sparse che si riversavano nei recipienti dell'universo racchiusi in me. Com'è poetica? Non aveva mai voglia di comunicare? Ma non sapevo neppure che ci fosse qualcuno o qualcosa fuori di me, fuori di quell'universo che ero io o che era il mio cervello. Era come se racchiuso in me non avessi bisogno di nulla. In fondo io non pensavo. Solo adesso che sono dentro un corpo ho cominciato a pensare, ho ricominciato a pensare, perché prima dell'incidente certo pensavo. Che cosa si ricorda dell'incidente? Niente, buio totale. E poi in un certo momento quei colori e quei suoni, quell'universo rimbombante e variopinto. Quell'incidente mi ha parlato il suo assistente quando mi sono svegliata qui dentro questo corpo. Ma come fa a muggire se non ha la bocca? Credo che usi le onde alfa e le onde gamma per agitare l'acqua. E noi sentiamo lo sciabattio dell'acqua. Ah, però, è un cervello ingegnoso. Chissà che cosa vuol dire. Io credo che soffra. Ma no, se in un suo mondo isolato da tutto come era lei, come fa a soffrire? Beh, lei mi ha detto che aveva degli incubi e che si è fatto spiantare per non averli più, ma forse invece li ha ancora. Gli incubi non sono certo qui nel suo corpo che adesso è mio. Io non ho incubi. C'era una possibilità che fossero nell'unità di corpo e mente e che separando il cervello dal corpo, sarebbero spariti. Invece forse gli incubi non spariscono, si spostano. Vanno qua e là per il mondo, entrano ed escono dai cervelli e dai corpi, ma non spariscono. Gli incubi non si creano e non si distruggono. Ma non vorrà dirmi che c'è una legge di conservazione degli incubi? E se fosse? Che ne sappiamo noi in fondo della mente e del cervello? Abbiamo studiato tanto, ma la mente resta un mistero. Anche i sogni sono un mistero. I sogni? Non mi dirà che crede nei sogni? Certo, se non crede nei sogni in che cosa crede? Lo deve liberare, deve rimetterlo nel suo corpo, almeno così si potrà sfogare, potrà parlare, potrà darsi dei pugni in fronte, battersi il petto, insomma, potrà alleviare il suo dolore. Sì, e lei dove la metto? Già, dove la vado io? La rimetto nella vasca. Ah no, nella vasca poi no, nella vasca non ci torno. Come? Non vuole tornare nella sua vasca, nel suo universo colorito e musicale? No e poi no. Allora se tiro fuori dalla vasca quel disgraziato, dove lo metto? Affari suoi. È stata lei a combinare questo pasticcio e lo sapeva che mettendo il mio cervello in questo corpo io mi sarei trasferita qui. Non è stato un trapianto di cervello, è stato un trapianto di corpo. O sbaglio? No, ha ragione. Il fatto è che qui manca un corpo. Ci sono due cervelli e un solo corpo. Beh, due cervelli e un corpo. E una vasca. Non dimentichiamo la vasca. Devo procurarmi un corpo. Senta, e se mi procurassi un altro corpo?
Per lei, dico così, lei, cioè il suo cervello, andrebbe in quest'altro corpo e quel signore tornerebbe nel suo. E la vasca? Come la vasca? Sì, la vasca resterebbe vuota. Beh, la vasca non è un corpo. Resterebbe una vasca senza cervello, ma non mi sembra grave. Di solito le vasche non hanno cervello e stanno benone. E due cervelli rientrerebbero ciascuno in un corpo. Mi pare che i conti, tornino. Ma fino a un certo punto, quel signore là nella vasca rientrerebbe nel suo corpo, cioè in quello che adesso è il mio corpo, mentre io dovrei entrare... A proposito, che corpo ha in mente lei per me? Non vorrà darmi un altro corpo maschile, spero. Non mi metterà nel corpo di un barbiere, o di un professore, di un camionista, di un apicoltore, di un casellante, di un giornalista, di un politico, di un attore. Basta, si calmi, le troverò un corpo femminile. Ah, meno male. Certo, dovrà accontentarsi di quello che trovo. Che cosa vuol dire accontentarmi? Voglio dire che se vado all'obitorio non credo che troverò un corpo giovane. Potrei trovarle un corpo di settantenne, ben conservata. O una bella ottuagenaria, che ne dice? Ma sta scherzando? Io ho 20 anni, anzi 23, e lei mi vuol mettere in un corpo di 80 anni? In effetti non è una grande idea. D'altra parte... Aspetti però, la soluzione c'è. Sarebbe? Mi rivolgerò al reparto robotica. Loro fanno dei bellissimi robot umanoidi. Mi farò dare una gineide. Una gineide? Sì, ci sono gli androidi maschi e le gineidi femmine. Ah, ho capito. Cioè lei vuol mettere il mio cervello dentro una... Una gineide. Ma è sicura che funzioni? Perché non dovrebbe funzionare. Non le ho chiesto perché non dovrebbe funzionare. Le ho chiesto se è sicura che funzioni. È diverso. Certo che funziona. Devo pensarci. O la vasca o il robot, o la vecchia di 80 anni. Non vedo alternative. Senta, che incubi aveva quel signore, quell'uomo? Si ricordava di quando l'avevano imprigionato in una macchina, in una specie di computer, per un esperimento di intelligenza artificiale. L'avevano imprigionato in una macchina? Sì, era diventato una specie di cyborg. E lei... Lei vorrebbe che io entrassi in un robot, che diventassi anch'io una specie di cyborg per riempirmi di incubi? Grazie no, grazie davvero. Non vuole entrare nel robot? No, e poi no. Non alzi la voce, potrebbe disturbare il cervello nella vasca. No, e poi no. E allora che cosa vuole fare? Resta lì, lì dentro? Insomma, mi ha messo in un bel guaio. Ero morta, me ne stavo tranquilla, cioè non ero morta, ma me ne stavo tranquilla nella mia vasca, avevo le mie visioni, ascoltavo le armonie dell'universo, la cosmologia personale che il mio cervello si faceva per conto suo, dormivo, sognavo. No signore, arriva lei e mi mette nel corpaccio di quest'uomo che ha i grilli per la testa, mi rovina la vita, cioè mi dà una vita rovinata, una vita da uomo, braccia da uomo, peli da uomo, polpacci da uomo, e quell'altro là nella vasca continua ad avere i suoi incubi e adesso vuol murarmi dentro un robot, dentro una com'è che ha detto? Gineide. Ecco, e così vengono gli incubi anche a me. Insomma, che guaio! E poi con questa vociaccia che mi ritrovo non posso neanche piagnucolare, ero specializzato in piagnucolii, nessuno piagnucolava come me una volta e adesso non ha neanche più quella soddisfazione. Su, non si disperi, troveremo un rimedio. Scena terza. Gli stessi personaggi, almeno in apparenza. Dopo un altro trapianto, nel cranio del paziente si trova sempre il cervello della ragazza. Nel cranio della trapiantista sta ora il cervello dell'uomo che prima stava nella vasca, mentre il cervello della trapiantista ora si trova nella vasca. Come sta? Bene, mi pare, un po' spesato. Beh, è naturale, ma si abituerà, anche io mi sono abituata. Ci possiamo dare del tu, fra trapiantati? Certo, stavo per proportelo io. Adesso che ti guardo, non mi ero mai reso conto di essere proprio così bello. Tu ti trovi bello? Io invece mi preferivo come ero prima.
prima di tutti questi scambi di corpi e di cervelli. Sì, ma il tuo corpo non c'è più da un pezzo, ti devi rassegnare. Ah, se per questo mi sono già rassegnata. E poi tutto sommato un corpo robusto come il tuo, cioè come il mio, insomma come questo, dà anche delle belle soddisfazioni. Ieri ho fatto le pulizie e ho sollevato da solo un armadio pesantissimo. Volendo potrei anche sollevare la vasca. Non farlo! Lasci in pace quel povero cervello. Non ho intenzione di tormentarlo, anche se, a dire il vero, quella donna mi ha tormentato abbastanza. Prima mi ha infilato qui dentro e poi voleva rinchiudermi in un robot. Meno male che mi sono ribellata e sono riuscita a infilare lei nella vasca mettendo il tuo cervello nel suo corpo. Così anche tu sei a posto. Beh, dire a posto mi sembra esagerato. Diciamo che ho riacquistato un corpo, anche se è un corpo di donna e neanche giovanissima. Quanti anni avrà questo corpo? Boh, 40, 50. Fatto sta che adesso io sono una donna con un corpo da uomo e tu sei un uomo con un corpo da donna. No, mettila così. Tu sei un uomo con un cervello da donna e io sono una donna con un cervello da uomo. Ah, sì, sì, è una specie di rivoluzione sessuale, corporale, cerebrale, non so bene. Un'inversione sessuale, uno scambio. Mi ricordo che una volta si faceva lo scambio delle coppie. Certe donne desiderano un cervello da uomo, altre desiderano un corpo da uomo. Ma io stavo bene con un corpo da donna e un cervello da donna, anche se non mi è troppo chiaro in che cosa differisca un cervello di donna da uno di uomo. Il cervello della donna è più piccolo. Sì, ma è la qualità che conta. Lasciamo perdere. Sì, sì, non è il caso di litigare proprio adesso che ci siamo risistemati. Ti ho già detto che non sai niente male? Sì, me l'hai detto, ma è puro narcisismo. Narcisismo? Ma sto parlando di te, non di me. No, stai parlando di te. Adesso io sono te. Comunque, ti piaccio, o meglio, ti piaci? Sì, il mio animo maschile, anzi, il mio corpo femminile. Insomma, sono attratto, anzi, attratta da te, cioè no, da me. Che pasticcio. Beh, insomma, ci stai provando? Sì, ti sto facendo la corte. È l'uomo che prende l'iniziativa, no? Beh, a volte. E tu che cosa mi dici? Beh, ti piaccio? Ma sei una donna, io ho dei gusti molto tradizionali, mi piacciono gli uomini. Ma io sono un uomo. Ma sì, però sei vestito da donna. L'apparenza inganna. Lo vedo. Va oltre la superficie. Non è facile. Va dove ti porta il cuore. Boh, ci sto provando. In fondo abbiamo i corpi adatti. Mi devo abituare all'idea. Spero che ti piacciono le donne mature, cioè gli uomini maturi. Beh, non è questo. È che negli ultimi tempi mi sono capitate troppe cose, non mi sono ancora abituata. Capisco, anche per me non è molto facile. Sai che facciamo? Ci scambiamo i cervelli. Il tuo lo mettiamo in questo corpo di donna e il mio lo rimettiamo nel suo corpo di partenza. Ah, cosa? Non ci penso nemmeno, un altro scambio e perdo la testa, mi fumo il cervello e poi andare in un corpo così vecchio, io ho 20 anni, 23. Allora lasciamo le cose come stanno, in fondo siamo un uomo e una donna e tutto può accadere. Sì, sì, tutto può accadere, mamma mia, tutto può accadere.